www.radiofreestation.com, la prima web radio dedicata agli italiani nel mondo. Puntata del Nico Caputo Show. E Nico Caputo da Napoli, Stefano Monteforte dalla Sicilia. Ci sei, Stefano? Eccomi, Nico, certo che ci sono. Ben trovati ai nostri radioascoltatori qui su Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Benvenuti al Nico Caputo Show e benvenuti anche a Wendy. Sì, sì, benvenuto anche a Wendy. Ciao Wendy, ci sei? Bye bye. Bye bye Wendy, ciao. Salutiamo anche tutti coloro che sono presenti nella nostra community. Ringraziamo Kronos per averci concesso la console. E ciao a tutti, vi auguriamo un buon ascolto. Bene, che abbiamo oggi, Stefano? Che abbiamo? Abbiamo un tempo che cambia. Praticamente siamo in autunno. Sì, ormai è scesa anche la temperatura qui. Diciamo, c'è stato un po' quasi che sembrava che era venuto l'inverno, quasi. E infatti, ancora in questa fase di transizione, prima che si aspetta, insomma, io ho trovato come definizione la più simpatica quella di un autunno estivo, fino a ieri. Ora stamattina sta già cominciando a cambiare, per cui la sera bisogna dormire con il timone, ecco. Sì, ci vuole un qualcosa di più pesante, sicuramente. Bene, salutiamo Alicia. Ciao Alicia, grazie per averci augurato la buona diretta. Bene, allora, a questo punto, cosa stiamo a fare qui, caro Stefano? Vuoi spiegarlo un po'? Che stiamo a fare qui? Facciamo questa trasmissione e cerco di trovare talenti, non giovani, non più giovani, giovanissimi, che vogliono cantare, che suonare, che hanno delle loro cose, e li diffondiamo, parliamo di loro, li intervistiamo, li diffondiamo, li facciamo ascoltare al pubblico di Radio Free Station, a tutti gli ascoltatori di Radio Free Station. Che... Quindi diciamo è una finestra per gli artisti emergenti sul mondo, insomma. E di una quota, diciamo.
diciamo, ancora non nota, per cui artisti che sono, diciamo, in una zona ombra, ecco. Ora non sono evidenti al grande pubblico, e noi gli diamo una mano, ecco, giusto una mano per salire questa china del, certo, del... certo. Bene, allora oggi, che questo venerdì, fine settembre, siamo appunto il 28 settembre, e sono le ore 18:07 minuti, siamo in diretta su Radio Free Station. Quindi partiamo con il primo gruppo di quest'oggi, è un gruppo, no? Sì, sono i Blues Eyed, che abbiamo intervistato qualche mese fa, è un gruppo interessante. Le sue produzioni abbiamo I Am Paranoid, c'è una canzone che parla appunto della paranoia, del senso del sospetto, del sentirsi, come dire, addosso gente che qualche cosa ha da dire, e perciò è un testo anche interessante, anche la musica. Beh, diciamo che è un genere un po' più rock, funk, insomma. Bene, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Buon ascolto a tutti. We're on Howard's Friday night. We got drunk and told aloud. Talking about the people and they driven. Staring ghosts with a strange smile. And I felt their eyes on me, touching all the things I did. I can't stand these serious people, but that is when you're around me. Troubles, all I need and all I want. Maybe I should run away. There's no place to live without this part of me. Bravi, bravi questi ragazzi, complimenti. Questo gruppo di ragazzi, che appunto si chiamano i Blues Eyed. Bene, allora ritorniamo in diretta, io e Stefano, e siamo qui a farvi compagnia fino alle ore 19, e vi auguriamo buon ascolto. E intanto, caro Stefano, ci parli del prossimo gruppo. Il prossimo gruppo è un gruppo di artisti di strada, che abbiamo conosciuto un paio d'anni fa, andando a suonare in quel di Noto, in provincia di Siracusa. Abbiamo incontrato questo batterista e un chitarrista.
insieme, che abbiamo invitati anche a cena, abbiamo fatto un bel po' di chiacchiere e naturalmente abbiamo suonato e cantato. Poi l'estate è finita, ognuno se ne torna a casa sua, e, però siamo rimasti in contatto e loro due si sono visti per fare questo pezzo che ora andiamo ad ascoltare, e, si sono visti per fare questo pezzo appunto e mandarcelo. Quindi diciamo che più che gruppo è un duo praticamente, sono due amici di origine siciliana, vero? Quindi si sono incontrati, però lavorano al nord perché loro sono due giovani architetti, è vero? Esatto, insomma uno è architetto, l'altro tutti classici, però era in cerca di lavoro, ecco, per le ultime notizie. Ora è un po' che non li sento, ma comunque hanno un talento che hanno messo in gioco nel loro... Poi diciamo che una sera abbiamo suonato anche insieme e c'era Gennaro Raimo, il nostro insomma caro amico, e che lui diceva che aveva bisogno dello spartito perché altrimenti non riusciva a suonare, e giustamente loro hanno fatto un po' insomma questa un po' come metafora insomma, e hanno scritto questo pezzo che si intitola appunto Ci vuole lo spartito, è vero? Esatto, stiamo parlando di Giuseppe e Frank. Quindi, alla percussione Frank alla chitarra elettrica. Quindi buon ascolto a tutti. Vuole lo spazio. Vuole lo spazio. You wanna play that?
Bene, bene, bravi, bravi a Giuseppe e Frank, bravi veramente, oltre a divertirsi, sono veramente bravi, insomma, compongono anche dei bei pezzi. Bene, ritorniamo in diretta per parlarvi di un altro gruppo, loro si chiamano Arctic Sailfish, potete trovare anche su Facebook e su YouTube, e insomma sono un gruppo che praticamente si sono tre studenti che si sono messi insieme e con la passione della musica e insomma hanno creato anche un album che si chiama 729, tutte canzoni in inglese, uno stile insomma rock. Bene Stefano, questi tre studenti te li ricordi? Li abbiamo intervistati qualche mese fa? Certo, mi ricordo, loro erano a Perugia, si sono conosciuti all'università, scienza della sicurezza e dell'investigazione, anzi scienza dell'investigazione e sicurezza, per essere più esatti, e lì in quell'ambito hanno maturato la stessa passione che hanno per l'investigazione e la sicurezza associata alla musica, e così si sono messi di buona lena a trovarsi più nel sabato con una cadenza, e hanno creato un loro repertorio, hanno avuto un primo contratto discografico e comunque ancora sono diciamo nell'incubatrice, ecco, nell'incubatrice, poco a poco usciranno fuori, certo, se loro continuano a essere determinate via. Sì, diciamo che il compositore insomma dei testi delle canzoni è quello che ha avviato questo progetto di questo genere punk rock, è Antonio Vollono che appunto ha scritto questo album che ha intitolato 729, che praticamente sarebbero i chilometri che lo distanziavano da una ragazza, è vero Stefano? E ci parlò, però disse che era un po' in anonimo, non voleva far sapere insomma, chi era questa ragazza. Eh sì, così si è dato, come dire, una misura chilometrica, spaziale, però di fatto era la distanza, diciamo, del cuore che mancava, però nei rapporti d'amore non lo sappiamo. Va bene, poi abbiamo al basso Aversano Rabona, Enrico Aversano Rabona, e alla batteria e percussioni Brian Ferro. Bene, la canzone, il pezzo che abbiamo scelto oggi, come si intitola, Stefano? A Scream in the Silence. Allora, buon ascolto a tutti, gli Arctic Sailfish. I am in my room, look at ceiling. Silence, when nobody can hear me.
per lo stesso gruppo, il Selfish, Ethic Selfish. Bene, allora ritorniamo in diretta e a questo punto abbiamo in nostra compagnia Cosimo Viciglione. Ci sei, Cosimo? Cosimo? Buonasera amico, buonasera carissimi ascoltatori di Radio Free Station. Buonasera, ciao. Buonasera. Allora, in mia compagnia c'è Stefano Monteforte dalla Sicilia. Ci sei, Stefano? Eccomi, ciao Cosimo, benvenuto a Radio Free Station. Ciao Stefano, ciao, grazie. Allora, insomma, diamo un po' ai nostri radioascoltatori un'immagine di chi è Cosimo Viciglione. Parlaci un po' di te, Cosimo. Scusami un attimo, ma mica sei in viva voce, perché ti sento la voce un po' non bella chiara. Se la puoi togliere la viva voce. Perché sento la voce un po' lontanuccia, capito? Ok, aspetta, provo a toglierla allora. Ecco, vediamo adesso. Parla adesso. Sì, sì, parla. No, adesso va molto meglio, molto meglio. Cosimo Viciglione, vabbè, Cosimo Viciglione sono io. E beh, io ho iniziato, diciamo, in tenera età a scrivere brani musicali, prima sotto forma di brevi canzonette, poi dopo via via hanno preso più le sembianze, diciamo, di canzoni più complesse, fino ad arrivare poi alla nostra età artistica, nella quale, diciamo, mi sono cimentato nello stile del progressive rock, che è molto più complesso della canzone tradizionale. E devo dire la verità, per questo mi sono poi dovuto un po' retrocedere nei canoni di quella che può essere la canzone, come la canzone popolare, insomma, la canzone di musica pop. Anche se ho un po' di difficoltà sempre ad essere etichettato come artista pop, preferisco, diciamo, più essere inquadrato nell'ambito del rock. Oggigiorno purtroppo diventa una classificazione doverosa, perché dobbiamo essere comunque corrispondere a criteri e canoni, diciamo, che asservono servizio, diciamo, delle radio, no? della gente, ovviamente, degli ascoltatori, della fruibilità, sì, anche quindi, certo. Inerentemente ai tempi anche di durata di una canzone o di entrata di un ritornello. Se tu pensi che una canzone di un rock alternativo oppure di progressive rock non ha bisogno di tempi canonici, no? Può durare anche 10 minuti. Io ho provato molta difficoltà quindi a rientrare nei canoni, a tornare indietro, quindi sui miei passi, anche perché in un'era precedente a quest'ultima io ho fatto musica pop un po' più fruibile, un po' più orecchiabile. Infatti il disco che conosci tu, quello di Ma fammelo capire, il disco precedente rispetto a quello che sta per uscire, è proprio un disco pop, completamente pop. Che poi dopo c'è stato questo pentimento, questo ravvedimento, con un indirizzamento verso la musica progressive, e finalmente ora siamo invece rientrati un po' nei canoni della canzone tradizionale, quindi sto verso il pop rock, insomma, se vuoi. Ho capito. Ecco, questo per sintetizzare chi è Cosimo Viciglione. Sì, sì, vabbè, ma adesso sicuramente ci ascolteremo qualche pezzo e, insomma, capiremo meglio un po' il tuo genere. E volevo chiederti una cosa, ma tu scrivi tu i tuoi testi, la tua musica, giusto? Sì, sono io, sono cantautore, sono quindi scrittore e compositore. Ho capito. Stefano, c'hai qualche domanda per che non sia, insomma, la domanda più semplice: con quale strumento componi? Io compongo con l'ausilio di vari strumenti. Principalmente sono il pianoforte, meglio, però mi capita di comporre molto spesso con la chitarra, soprattutto quest'ultimo disco che è più rock, l'ho fatto quasi tutto con la chitarra. E sono poi a casa, ho tutti gli strumenti, ho uno studio di registrazione, quindi utilizzo bene anche la batteria, il
sassofono, il basso, insomma utilizzo all'occorrenza quello che mi ispira di più. E quindi ti fai anche le basi praticamente, fai gli arrangiamenti. Sì, io so che un po' come Cristiano De André, no? Che suona qualsiasi cosa gli capita a tiro, io più o meno faccio, non dico che sono uguale, ma simile insomma a Cristiano. Ho capito. Beh Stefano, andiamo avanti. Delle canzoni di Cosimo, sì. Almeno una, cominciamo con una, visto che ne abbiamo quattro in saletta. Sì, andiamo ad ascoltare questa canzone, appunto, che già l'ha annunciata, si chiama Ma fammelo capire. Allora, Cosimo Viciglione su Radio Free Station, buon ascolto a tutti. Troppi amici non ne ho, solo tu sei tutto quel che ho. Se non avessi te, dimmi cosa farei. Diventerei un dispregiatore degli dèi. No, sì, ma che cosa mai dirai? Forse ma ci devo pensare. Che cosa mai potrai dire? Ma io ti amo, ti amo, ti amo da impazzire. Se per te non può bastare, che cosa posso fare? Ti amo, ma fammelo capire. Se con me non ci vuoi stare, non ti lascio andare. Questa notte passerà tra le mille di un'eternità. Ed io senza di te solo dormirei, pensando a voi nell'unico degli dèi. Cosa posso fare per conquistare lei? Ditemelo adesso, perché so che impazzirei. Perché ti amo, ti amo, ti amo da impazzire. Se per te non può bastare, cosa posso fare? Ti amo, ti amo, ma fammelo capire. Se con me non ci vuoi stare, ma non ti lascio andare. Ora siamo tutti qua al caffè dell'università, e tutto questo qua non che non finirà, ed il mio amore sempre sotto volerà. E è un'illusione che tu stai dando a me, o forse tu mi ami, e allora dillo perché. Perché ti amo, ti amo, ti amo da impazzire. Se per te non può bastare, che cosa posso fare? Ti amo, ti amo, ma fammelo capire. Se con me non ci vuoi stare, non ti lascio andare. No, sì,
Bravo Cosimo, la canzone era Ma fammelo capire. Bene, ritorniamo qui in diretta con Cosimo, complimenti. Buonasera, di nuovo, grazie. Bene, allora diciamo che Cosimo, tu insomma hai fatto tante canzoni, tanti pezzi, e dopo questo qua insomma hai fatto un altro insomma LP, un altro disco, un altro CD. Questo qui è un EP, questo Ma fammelo capire in realtà fu lanciato nella prima versione nel 97 con un primo EP, poi dopo questa qui la che abbiamo sentito invece la versione del 2004, una versione quindi incisa, dove ho pubblicato poi un nuovo EP, della quale fa parte anche Occhi Stanchi di Noia e Gianni Branchi, penso che comunque penso sentiremo anche stasera. E, niente. Vabbè, diciamo che tu sei stato anche a Sanremo Rock, vero? Sì, con quest'ultimo progetto, l'era del neurolitico. Ho capito. Sì. Vabbè, noi ci siamo incontrati, io ti ho visto che ti sei esibito l'anno scorso a Minturno, estate, musica, e bene, e pure quest'anno ci sei stato, però hai avuto un problema alle corde vocali, quindi non ti sei esibito, vero? Sì. Una manifestazione davvero interessante, molto importante, e il suo organizzatore è una persona veramente speciale, lo saluto, colgo quindi l'occasione per salutarlo in diretta, grande manager Pasquale Mannaro, il quale come al solito, diciamo come ogni anno, mi ha invitato molto gentilmente a questa manifestazione, però purtroppo quest'anno non c'è stata la possibilità di esibirsi per un problema sulle corde vocali che ora si risolverò a breve. Vabbè, quest'anno c'era anche Red Kanzian, che appunto ho sentito che ti ha fatto molti complimenti davanti a tutti i componenti di Ora Mai Più, no? Vero? Sì, nel backstage dello spettacolo. Io ringrazio tantissimo Red Kanzian perché mi ha davvero fatto emozionare, le sue parole mi hanno aperto proprio una breccia nel cuore e nella mente. Oltre ad essere stato, diciamo, ai complimenti che mi ha fatto, ma comunque mi ha illuminato anche sul cammino musicale e artistico che devo percorrere, quindi io sono molto grato a Red. Poi mi ha paragonato a tutte le cose, insomma, ha fatto delle osservazioni di un certo livello, mi ha paragonato ai più grandi cantautori della storia della musica italiana, come Fossati, come De Gregori, Battisti, insomma, mi ha fatto veramente tanti complimenti, io sono molto grato a Redda. Bene, ci fa piacere, insomma, soprattutto ricevere dei bei complimenti da delle persone che comunque sono delle persone esperte in materia, no? E quindi sicuramente, se l'ha detto, non l'ha detto giusto così per dirlo, sicuramente insomma, ci sta la stoffa, e quindi prima o poi, insomma, troverai la tua strada sicuramente, no? Ti ringrazio, me lo auguro più presto, diciamo che sì, di concretizzare qualcosa di più, pure perché dopo la vittoria di Sanremo Rock c'è stato un po' di movimento mediatico, ne ha parlato tantissimo il Corriere della Sera, il Mattino e tanti altri giornali, però quello che vorrei dire anche a chi come me fa questo lavoro e che sta iniziando da poco, vincere un contest, vincere un festival non basta, la musica è fatta di olio, di gomito, e bisogna insistere ogni giorno dopo giorno, anche perché purtroppo noi musicisti non siamo visti da tutti come una categoria professionale vera e propria. Quasi ci ritengono dei privilegiati, perché magari si utilizza in questo lavoro la voce, che ho visto quasi come uno strumento di pagatorio, quando poi in realtà dietro il canto c'è tanto studio, ma soprattutto dietro la composizione dei brani c'è tanto lavoro, c'è tanto studio. Io sono 2 anni che sto lavorando a questo disco nuovo che dovrà uscire. C'è tanto lavoro, ovviamente, perché comunque non è facile fare delle cose nuove, insomma, creare delle cose belle, ovviamente.
quindi, a insomma... proposito di cose nuove, volevo inserirmi, visto che è sempre una novità scoprire una nuova canzone, seguire un nuovo ritmo, sentire una nuova armonia, a te vengono prima le parole o prima la musica o tutte e due insieme? Come ti accade in questa, quel momento, diciamo, creativo? Cosa ti accade? Questo è l'arcano più richiesto in assoluto, perché diciamo fa parte della magna questio della musica, diciamo, pop nazionale. Me lo chiedono parecchie persone e sento chiederlo spesso, ma in realtà non c'è una vera e propria regola. I brani nascono quasi sempre da, i miei brani almeno, da un ritornello che mi, diciamo, mi martella la testa, mi risuona sempre in mente, no? Come un rumore di fondo, no? Mi alzo a volte con questo canto nel cervello e domina che poi dopo tutte le attività della mia giornata, fino a quando, se io ritengo che sia qualcosa di papabile, poi dopo ne faccio comincio a scrivere una canzone. A volte si inizia da una breve, diciamo, un breve susseguirsi di poche note e poi da lì sviluppare tutto un mondo, tutto. Perché poi la creazione di una canzone è quasi come un'esplorazione, cioè tu è come se si fosse un minatore in una grotta, incominci a scavare e vedi un po' di luce, vedi qualche punto di luce, quindi devi scavare di più e vedere se poi dietro quella luce c'è qualcosa di importante, oppure soltanto un abbaglio, quindi come se stessi alla ricerca dell'oro continuamente. Altre volte invece far parte da riflessioni, diciamo, esistenziali, e quindi può nascere tutto con un testo, però il testo è sempre nella forma poetica, quindi metrica, altrimenti non può essere adattato, non può essere cantabile, diciamo, di solito avviene così. Poi nella maggior parte dei casi, soprattutto quando compongo al pianoforte, ti siedi al pianoforte e dal primo accordo cominciano a susseguirsi a cascata tutti quanti gli altri, fino a quando poi non trovi l'armonia che hai già metabolizzato inconsciamente e che si integra nelle note del pianoforte. Bene, allora, sei soddisfatta, Stefano, di questa risposta? Beh, ampia direi, poi mi è piaciuta molto l'immagine della grotta della luce, interessante sì. Per capire il tuo personale il processo creativo, perché è una scoperta ed è perciò anche una ricerca, naturalmente, non certo, si scopre sì. Nulla se non si cerca nulla, e perciò è questa immersione, diciamo, appunto nell'oscurità per trovare la luce di un ritmo di una canzone di parole poi di parole. Beh, intanto il tempo sta scorrendo, io direi di ascoltarci già il secondo brano, che si intitola appunto E già mi manchi. Sì, questo però è una versione inedita che ho dato solo a voi, perché è un provino di questa canzone. Beh, allora noi ce l'ascoltiamo subito. Già mi manchi. Al basso poi, tra l'altro, c'è Gallinelli, il bassista di Alex Britti, quindi vale la pena, insomma, di ascoltare questo provino. Bene, allora buon ascolto a tutti. In anteprima, E già mi manchi, Cosimo Biciglione su Radio Free Session. Pensavo fossi tu che eri scesa giù per me, ma non c'è stato niente, 6 birre e 2 caffè. Che scemo, ti ho promesso che non avremmo fatto sesso, e dormi a casa mia, ma poi te ne vai.
Allora, bravo Cosimo, ritorniamo in diretta. Salutiamo tutti coloro che sono nella nostra community. Salutiamo Anna, a Carlitos, Cronos, Alicia, Mirtilla, tutti coloro che ci ascoltano e sono presenti nella nostra community, e tutti coloro che ci ascoltano da tutte le altre piattaforme. Allora, in nostra compagnia abbiamo il cantautore Cosimo Viciglione. Bene, allora, l'era del neurolitico, cosa ci vuoi, insomma, cosa vuoi intendere con questo termine? Questo è un neologismo che ho fatto io, quindi ispirandomi un po' alle ere del mondo, no? della formazione del mondo. E quella che viviamo appunto per me è l'era del neurolitico, dove neuros è proprio per neurone, quindi, e litico non è più da litos pietra, quindi come avviene per neolitico o paleolitico, ma diventa, diciamo, di ispirazione psichica, quindi anzi più che altro, diciamo, medico, diciamo, è un termine medico che viene utilizzato, biologico, che viene utilizzato per indicare praticamente la lisi, cioè la distruzione. Quindi neurolitico significa distruzione del neurone, quindi questa per me è l'era nella quale diciamo è un'era nevrotica, nella quale noi non sappiamo più quello che ci viene detto, se è vero, se è falso, siamo vittima quindi di mass media al 100% e di tutto quanto la disinformazione che ci può essere, ma non solo di questo, anche di questo grande fratello mediatico che ci controlla, se pensiamo a Google e tutto quello che noi scriviamo, digitiamo, viene comunque entra a far parte di un database che descrive perfettamente la nostra personalità, i nostri gusti. E pensiamo poi al fatto, anche a quello che mangiamo, che ingeriamo, no? Pensiamo ad esempio al glutammato di sodio, all'olio di palma, tutti questi prodotti che vengono questi utilizzati, questi additivi che ci fanno male poi alla salute, cioè. Certo, che fanno parte di quest'era, quindi noi ci dicono prima che l'olio di palma fa male, poi dopo è in il controordine mediatico che invece l'olio di palma non è vero che fa male, fa bene, quindi dobbiamo assumere l'olio di palma, la Nutella è fatta con l'olio di palma, eccetera eccetera eccetera. Insomma, poi quest'alga, no? Questa rivoluzione del millennio, il glutammato di sodio, quest'alga giapponese coltivata nei mari del Giappone, che dà quel sapore in più alle patatine che noi gustate o a qualsiasi cosa noi abbiamo confezionato. Il brodo vegetale. Sì, il brodo vegetale. Infatti. Qualsiasi cosa di confezionato. Bene, e Stefano, credi c'è qualche domanda? Io direi di ascoltare direttamente il pezzo. Il discorso che avrebbe è abbastanza ampio. Infatti, il tempo a disposizione è pochissimo. Come consumatori, perciò non bisogna di capire i nostri gusti, le nostre preferenze, su questo poi producono. Comunque, io direi di andare proprio avanti. Sì, sì, di ascoltare il pezzo. Allora, ci ascoltiamo questo pezzo, l'era del neurolitico di Cosimo Viciglione. Buon ascolto a tutti. Ce la metto tutta per essere diverso, ma metto i calzini nello stesso verso. Non ci posso far niente, non lo posso evitare. È un po' come bere, forse respirare. Non ti voglio ascoltare, non ti voglio capire. Non mi importa per niente quello che devi dire, perché hai sempre ragione, tu sai sempre tutto. Devo essere forte, ma tu m'hai distrutto. Vorrei stare su un prato, respirare Stop.
prima veleni con calma, glutammato di sodio, olio di palma, che per fare l'amore devo stare protetto, che divento già complice di un tuo progetto. Io non posso dormire, tu mi imponi gli orari e metti davanti programmi più vari. Sto facendo un lavoro che non mi ripaghi e mi imponi persino quali sono i miei sbagli. Vorrei tornare a zero per ricostruire il mondo dalle sue radici e convincere anche te. Io non ce la faccio più, ma che cosa vuoi da me? Le tue regole mi stanno soffocando. Complimenti a Cosimo. Bene, ritorniamo in diretta. E tu ci vuoi dire qualcosa, insomma, delle tue prossimi progetti, delle tue tournée che farai? Questo brano, Leone Neurolitico, insieme al prossimo Liberami, che manderemo in onda, fanno parte del nuovo disco che io sto promozionando. Infatti stiamo organizzando la tournée, diciamo, nei paesi del nord Europa, Inghilterra, Irlanda, Norvegia, tutti i paesi dove comunque già c'è stato un piccolo riscontro. In particolare invece Liberami, il prossimo brano, è stato, che sempre fa parte dell'era del neurolitico, il progetto, quindi il disco. Questo Liberami invece è stato 9 settimane al primo posto su Music Number One nella classifica rock italiano, quindi rock all'estero, insomma rock italiano all'estero. Bene, complimenti. Bene. Allora. Grazie. Bene, allora io direi che è tutto per oggi, il tempo purtroppo stringe, direi di andarci subito ad ascoltare questo pezzo e poi dopo magari ci facciamo i saluti, ok? Va bene. Allora, Liberami, Cosimo Viciglione. Usami questa notte. Ma tu sei brillante e non devi preoccuparti mai. Ascoltami, sono sincero quando dico t'amo per davvero. Ma tu vuoi mettermi sotto perché sporco il salotto e voglio fare quello che mi va. Tocchi le stelle con la tua fantasia. Sono lontane, sì, ma cosa vuoi che sia? Se chiudi gli occhi, adesso insieme a me puoi raggiungerle. Rimanerci, liberami, liberami, scivola addosso, scivola addosso. Liberami, liberami, fammi volare, fammi volare. Liberami, liberami, scinna ma vuole, scinna ma vuole. Liberami, liberami, scivola via, scivola via, dammi.
cosa vuoi che sia. Se chiudi gli occhi adesso insieme a me puoi raggiungerle. Rimanerci, liberami, liberami, scivola addosso, scivola addosso. Liberami, liberami, fammi volare, fammi volare. Liberami, liberami, cinema wall, cinema wall. Liberami, liberami, scivola via, scivola via da me. Applausi per Cosimo Piccicone, complimenti Cosimo. Bene, qua purtroppo il tempo stringe e dobbiamo salutarti, ti ringraziamo per tutto. L'ultima domanda che vogliamo farti, Stefano, qual è? La domanda classica, quali sono i tuoi sogni mai sognati, Cosimo? Diciamo che possiamo parlare al singolare, il mio sogno mai sognato, come gente di voi, è praticamente la liberazione da quella roccia che si trova in fondo alla grotta del Minatore, del mio più grande capolavoro musicale, che io ritengo diciamo, essere già stato prodotto ma non ancora distribuito per ragioni di strumentali, ragioni di marketing, che si chiama Biancaneve. Allora, con l'augurio che questo sogno si realizzi, ma con il meglio, che abbia le persone meravigli ancora di più, il pubblico lo sorprenda e lo colga proprio in un momento in cui questo vale, forse pubblicizzazione vale, mi piace e ancora e accoglie diciamo nella sua playlist anche le due produzioni. In bocca al lupo a Cosimo e a presto. Grazie a tutti voi, grazie a Nino, grazie a te, grazie. E soprattutto grazie ai radioascoltatori di Radio Free Station. Ok, ciao Stefano, ciao Cosimo e grazie per questo intervento, alla prossima, ciao a tutti quanti. Da Nico Caputo, da Stefano un abbraccio e felicità e da Cosimo, grazie, ciao.